proprio lì e fare lì. Buongiorno. Il Vangelo di questa domenica descrive l'incontro tra Gesù e una donna cananea. Gesù si trova a nord della Galilea, in territorio straniero. La signora non era ebrea, era cananea. E Gesù si trova lì per stare con i suoi discepoli, un po' lontano dalle folle. La folle che lo cercavano sempre più numero. Ed ecco avvicinarsi una donna che implora aiuto per la figlia malata. Pietà di me, Signore, che è il grido che nasce da una vita segnata dalla sofferenza, dal senso di impotenza di una mamma che vede la figlia tormentata dal male e non si guarisce, non può guarire. Gesù inizialmente la ignora, ma questa madre insiste, anche quando il maestro dice ai discepoli che la sua missione è rivolta soltanto alle pecore perdute della casa di Israele e non ai pagani. Lei continua a supplicarlo e lui a questo punto la mette alla prova, citando un proverbio. Un po' sembra quasi un po' crudele questo, ma la mette alla prova. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. La donna subito, velta, imbrossata, risponde: è vero, Signore, che pure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E con queste parole questa madre dimostra aver intuito che la bontà di Dio Altissimo presente in Gesù è aperta ogni necessità delle sue creature. E questa saggezza, piena di fiducia, colpisce il cuore di Gesù. E gli scappa parole di ammirazione. Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. Qual è la fede grande? La fede grande è quella che porta la propria storia, segnata anche dalle ferite, e la porta ai piedi del Signore, domandando a lui di guarirla, di dargli un senso. Ognuno di noi ha la propria storia. Non sempre è una storia por expor, non sempre è una storia pulita. Tante volte è una storia difficile, con tanti dolori, tanti guai, tanti peccati. Cosa faccio io con la mia storia? La nascondo? No, dobbiamo portarla davanti al Signore. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo che ci insegna questa donna, questa brava madre, il coraggio di portare la propria storia in dolore davanti a Dio, davanti a Gesù, toccare la tenerezza di Dio, la tenerezza di Gesù. Facciamo noi la prova di questa storia, di questa preghiera. Pensiamo ognuno alla propria storia. Sempre ci sono delle cose brutte in una storia, sempre. Andiamo da Gesù, indossiamo il cuore di Gesù e diciamo a lui: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. E noi potremmo fare questo, parliamo sempre con noi il volto di Gesù. Se noi sappiamo com'è il cuore di Cristo, com'è il cuore di Gesù? Il cuore che ha compassione, che porta su di sé
i nostri dolori, che porta su di sé i nostri peccati, i nostri sbagli, i nostri fallimenti, ma un cuore che ci ama così come siamo, senza trucco, ci ama così, Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo è necessario capire Gesù, avere familiarità con Gesù. E torno sempre al consiglio che vi do, portate sempre il piccolo Vangelo da stabile e mettete ogni giorno un passo. E lì troverete Gesù come lui è, non si presenta, troverete Gesù che ci ama, che ci ama tanto, che ci vuole tanto bene. Ricordiamo la preghiera. Signore, se tu vuoi, puoi guarire. Bella preghiera. Portate il Vangelo nella borsa, nella tasca, anche sul telefonino. Come bene. Signore, ci aiuti tutti noi a pregare questa bella preghiera che ci insegna una donna pagana, non cristiana, non ebrea, pagana. La Regina Maria interceda con la sua preghiera perché cresca in ogni battezzato la gioia della fede e il desiderio di comunicarla con la testimonianza di una vita coerente, che ci dia il coraggio di avvicinarsi a Gesù e dirgli: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Anche per Dio, non mi sale Maria, Ave Maria, grazia plena, Domino Stefano, benedetta tu in mulieri, e benedetto tu che vengi qui. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, non ti finora mortis nostre, Amen. Dice anche la Domini, sia tu in secondo verbo. Ave Maria, grazia plena, Domino Stefano, benedetta tu in mulieri, e benedetto tu che vengi qui. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, non ti finora mortis nostre, Amen. Per verbo un caro fatto in me. Ave Maria, grazia plena, Domino Stefano, benedicta tu in mulieribus e benedicto tu che vengi qui. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Vincenzo, grazie in tua, ancora sono tomo nel mente della notte che infonde, e piante e rinchiante che ci si ritenta, ma siamo con noi, la passione meglio per tutte, la resurrezione gloria per le tante, per Cristo Domino nostro. Gloria a Padre e Figlio e Spirito Santo, che tu sei la principio e non ti sento, e che tu mi sei tu la sei tu loro. Gloria a Padre e Figlio e Spirito Santo, che tu sei la principio e non ti sento, e che tu mi sei tu la sei tu loro. Gloria a Padre e Figlio e Spirito Santo, che tu sei la principio e non ti sento, e che tu mi sei tu la sei tu loro. Profilevi in tre punti, ultimo cammino a canale di Romero. Per chi è sempre in pace. Sì, il nome è Domini Benedetti. Non ti dico un secolo. All'eterno nostro il nome è Domini. Benedetto a Dio. Benedetto a Matteo. Papa. Figlio. Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, continuo a pregare per il Libano e per le altre situazioni drammatiche nel mondo che causano sofferenza alla gente. Il mio pensiero va anche alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post-elettorale in questo paese, che faccio appello al dialogo, al rispetto della violenza e al rispetto della giustizia e del diritto. La
affido tutti i miei rossi alla protezione della Madonna, regina della pace. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto i religiosi brasiliani presenti qui a Roma, con tante bandiere, questi religiosi seguono spiritualmente la prima settimana nazionale della vita consacrata che si celebra in Brasile. Buona settimana della vita consacrata. Avanti! Saluto ai coraggiosi ragazzi dell'Immacolata. Questi giorni sono giorni di fede, possono essere un tempo per risentare il corpo, ma anche lo spirito, mediante momenti dedicati alla preghiera, al silenzio e al contatto riflessivo con la bellezza della natura che hanno di Dio. Ma di questo non ti faccio dimenticare i problemi che ci sono per il Covid in tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso lavoro, che non hanno da mangiare, anche le nostre spouse e figlie che hanno accompagnato della carità e della vicinanza a queste famiglie. Tutti voi auguro una buona domenica e un buon pranzo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ecco, dicevo di Madonna Emanuela, allora abbiamo un minuto per ciascuno per commentare questo angelo e affidare a Dio il